come va? Bene, lei. Siamo qui a Borgo Ottavo a trovare il signor Carlo Conti, che vive in questo bellissimo paese vicino a Parma, ma ha vissuto a Washington. Washington, vero? Sì, per 9 anni. Questo sono io, Carlo. Chi è questo signore qua? Questo è il presidente Kennedy e questo è il re del Marocco. E lei dove sta? Io sto qui sulla sinistra e sulla destra c'è mio fratello Giuseppe. Ecco, perché voi eravate fratelli e lavoravate nelle ambasciate. Nell'ambasciata, nel Dipartimento di Stato, dappertutto. Sono un italiano, lasciatemi cantare. Questo è Johnson. Con mio fratello Giuseppe, che serve del cavaliere al presidente. Il presidente degli Stati Uniti, Nixon. Lei negli anni 50, quando siamo in Italia, soldi ne vedeva pochi. No, io non posso dire liquido. Soldi, niente, per quello che siamo emigrati. Tre fratelli per 3 presidenti. Io vorrei chiedere a lui se si è trovato meglio con chi, se con Kennedy o con Nixon o l'altro presidente. Beh, il più simpatico era Kennedy, il più simpatico di tutti. Era un molto con tutti, salutava come passava, che uno era molto, molto, molto gentile. E Lyndon Johnson com'era? Era un tipo più freddo. Come sono arrivati in America? Prima tempo eravamo tutti in Svizzera, fino a che mia sorella Giuseppina ha visto un articolo sul giornale. All'epoca basta un annuncio e 6 fratelli trovano l'America. 5 a Washington e 1 a New York. Dai, poi è stato in mezzo a gente che c'aveva di tutto. C'avevano di tutte e forse non erano felici come ero io. L'Italia le mancava? La mancanza non ce l'avevamo perché eravamo una famiglia molto unita. Sì, io guadagnavo bene. Tutti i soldi che ha beccato in America, che ha guadagnato in America, li ha buttati qua. Vedete, era l'assegno. C'era l'assegnuccio? Sì. Ma la soddisfazione l'assegno? Certo, sì. La prima regola è la gentilezza, e la prudenza e l'onestà. Noi eravamo ben visti, gli italiani. La più bella donna che ha conosciuto? La Kennedy era una delle belle, poi anche la moglie di John. Ce n'era. I wanna be loved by you. Marilyn Monroe non l'ho mai vista? No, non l'ho mai vista. Marilyn Monroe non l'ho mai vista? No. Parlavano di politica, di donne, parlavano di tutti, ma noi eravamo sordi, sempre sordi. Poi l'America è così, se uno lavora ci hanno rispetto. Ha mai temuto per la sua incolumità? Dopo mi è venuto un po' paura, pensando che eravamo sempre messo alle gente tutti i giorni. Sì, mai pentito di essere tornato in Italia? No. No. È 69 lì rientrato. Sì. Dopo lo sbarco sulla Luna? Nessuna, sono venuta a casa. E ha sbarcato in Italia. Sì. Senta, ma lo sbarco sulla Luna lei era lì? Sì, quando sono andato sulla Luna io ero lì. Sì, ero fiero. Si pensava di aver risolto tutti i problemi. Dove era il giorno che è morto Kennedy? Anzi, che l'ha ammazzato Kennedy? Quel giorno lì era andato a caccia. E allora, venendo a casa, abbiamo sentito la notizia che hanno sparato a Kennedy. Una cosa, che fosse morto uno, tanto per della famiglia, si è sentito un vuoto in tutto il paese. Ai ragazzi oggi cosa diciamo? Di andare a cercare lavoro? Di cercare lavoro e impegnarsi, che il lavoro, se uno si impegna, il lavoro viene. Rimbocchiamoci le maniche, questo è il messaggio. Come abbiamo fatto noi tutti dopo la guerra. No, lo deve tenere un po' più basso, così, a portata di mano, così che uno ha portata di mano. Ecco, così, ma c'è la camicia che non dovrebbe... No, fa poca strada. Lei è un professionista. Comunque dato che serve un contadino, lo posso permettere. Vediamo a Kennedy. La salute. Auguri e salute a Festa Italiana. Buono, eh? Buonissimo.